Un minuto con Padre Pio nei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella clausura del convento dei confratelli di Padre Pio e a questo indirizzo di posta elettronica, come vedete, potete inviare la vostra testimonianza, il vostro racconto, come è entrato Padre Pio nella vostra vita. Ce lo racconta Francesca. Francesca ci scrive e ci racconta che lei è una donna di un piccolo paesino di collina in Sicilia, vive una straordinaria esperienza di fede che le trasforma la vita. Tutto ha inizio nel 2022, quando Francesca contrae il Covid. Vede il suo sogno di viaggiare a San Giovanni Rotondo cancellarsi. Ho avuto uno strano sogno, proprio in cui ho visto due immagini sacre, una della Madonna, l'altra di Padre Pio, racconta Francesca, che fino ad allora non avevo mai pregato e né tantomeno conoscevo bene questo santo. Nonostante le delusioni, le sfide, Francesca e suo marito perseverano in questo desiderio di avere un figlio. Tante cure per avere una gravidanza, tutte fallite. Ma continuammo imperterriti, dice, con le terapie. A giugno del 2023 il sacerdote della sua parrocchia la chiama inaspettatamente perché si era liberato un posto per Lourdes. Inizialmente incerta, Francesca decide di partire alla fine, quindi questo viaggio si rivela una fonte di pace e di serenità. Fu il viaggio più bello della mia vita, lì trovai pace e serenità, un luogo indescrivibile, racconta Francesca. Sì, è veramente molto bello Lourdes. Nonostante il ritorno a casa con una nuova serenità, le sfide continuano con tutte le terapie finché a novembre del 2023 l'ultimo tentativo si conclude in un'altra delusione. Francesca decide allora di fermarsi, lasciare tutto nelle mani di Dio. A questo punto, le racconta, a questo punto ci vuole un miracolo, io sono credente e ci penserà Dio. Lo racconta proprio con convinzione. Durante le vacanze natalizie Francesca e suo marito visitano Alberobello, che è un paesino nell'entroterra del Barese, bellissimo, con una tappa significativa qui a San Giovanni Rotondo. Fu un pellegrinaggio emozionante, ricco di emozioni interiori forti. Chiedemmo la grazia di un figlio. Il ritorno a casa segna un momento di grazia. Dopo qualche giorno sentii un forte profumo di fiori in camera da letto e cominciai a pregare Padre Pio, cercandolo tutti i giorni. A febbraio del 2024 contattano una clinica per un parere medico e il giorno di Pasqua ricevono la sorpresa più grande. Il test di gravidanza è positivo. Una sorpresa, racconta, era tutto vero. Adesso sono in dolce attesa, esclama con gioia. Francesca, che attribuisce questa meravigliosa grazia a Padre Pio, che è stato vicino a lei durante tutto il percorso, e dice, racconta, San Pio mi è stato vicino, abbiamo ricevuto una grande grazia, il dono più bello e prezioso della mia vita. Grazie, Signore, per aver ascoltato l'intercessione di Padre Pio. Amen.